visita. È divertente, economica, non inquina. Soprattutto fa bene alla salute. La bicicletta è un mezzo molto amato anche da chi è obbligato a usare l'auto per spostamenti di lavoro, ma cerca di ritagliarsi tempi e spazi necessari per una bella pedalata. E spesso il dubbio può venire fra il preferire un giro in bici o una corsa in parco. Quest'ultima ha un impatto maggiore su muscoli e articolazioni rispetto a pedalare, quindi sulle due ruote è più facile poter allungare i tempi di durata dello sforzo espresso. Chi corre inevitabilmente esaurisce prima le proprie energie, ha vantaggio di interessare maggiormente tutto il fisico nel suo complesso, ma non fa sviluppare la forza e la tonicità che invece chi pedala riesce a ottenere tonificando in particolare gambe, cosce e glutei e rafforza muscoli e ossa della zona dorsale con benefici per la schiena. Tutti i tipi di movimento fanno comunque bene, si bruciano calorie, migliora la circolazione sanguigna, si potenzia il sistema cardiocircolatorio e grazie alle endorfine che il corpo sviluppa con l'attività si dorme pure meglio. Più il percorso è praticabile e rilassante, maggiori sono i benefici per chi percorre anche lunghi tratti in scioltezza. Percorsi ciclabili sempre più diffusi consentono preparazioni ottimali anche per chi non ha un approccio prettamente agonistico. Da vari studi clinici emergono aspetti interessanti, come il fatto che chi va in bici almeno 3 volte a settimana, pedalando a ritmo moderato, migliora del 20% il proprio livello di energia e diminuisce l'affaticamento rispetto all'inizio degli allenamenti, fino al 65%. Un'ora di bici fa bruciare fino a 500 calorie e, in particolare per chi è sovrappeso, può avere effetti dimagranti se l'impegno è costante e prolungato, anche pur solo a ritmi blandi. E poi la bici rende felici, come ha scritto in un suo libro uno psichiatra di Harvard, John Ratey, che ha spiegato come numerosi pazienti abbiano migliorato, con almeno un anno di cicloterapia, le gravi forme di depressione che li avevano colpiti. Per gli anziani pedalare rappresenta un sano modo per tenere sotto controllo le possibili patologie cardiovascolari. Più si pedala e più si allunga l'aspettativa di vita. Uno studio danese afferma che i ciclisti professionisti del Tour de France vivono in media 8 anni in più rispetto agli altri sportivi. Lo spirito di emulazione e il buon umore che porta il pedalare può fare il resto. Molti di quegli atleti parteciperanno al prossimo Giro d'Italia, giunto alla 99esima edizione. E ancora una volta la Carovana Rosa affiderà le speranze degli scalatori e degli sprinter alle tappe trivenete. Quest'anno sono concentrate tra l'11esima e la 17esima, giungendo dall'Emilia con un arrivo ad Asolo, una tappa pianeggiante da Noale Vibione, un circuito tra Palma Nova e Cividale del Friuli. Quindi le scalate che tanto attirano anche gli appassionati pronti a raggiungere sulle ruote vette apparentemente inaccessibili ai non agonisti per ammirare i loro idoli. Alpago Corvara, Castelrotto Alpe di Siusi, Bressanone e Andalo e poi la partenza di Molveno rappresenteranno le difficoltà poste dagli organizzatori del Giro 2016 per mettere pepe alla corsa ciclistica più amata. Agli sportivi della domenica deve restare il piacere di poter pedalare in sicurezza, evitando imprudenze. I benefici che la bicicletta regala sono ben superiori ai rischi di incidenti stradali. Ad ogni modo, per una buona prevenzione, vale sempre la buona regola di indossare un casco omologato e della misura giusta, garanzia di protezione adeguata per chi va sulle due ruote.